Perché in certe zone del mondo si privilegiano i sapori piccanti e in altre quelli dolci? Perché ci sono popolazioni che preferiscono cibi grassi e salati, mentre altri cercano cibi magri e delicati? Una volta si credeva che l'orientamento alimentare dei popoli dipendesse dagli ingredienti che avevano a disposizione. Da qualche tempo, però, si è scoperto che ci sono dei geni che regolano la capacità percettiva dei sapori. Ma quanta parte di queste preferenze dipende dall'abitudine e quanta invece è regolata da certe sfumature del patrimonio genetico? Questo documentario è il racconto di una spedizione scientifica. Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Genetica Medica dell'Ospedale Burlo Garofalo e dell'Università di Trieste ha percorso gran parte dell'Asia centrale lungo la Via della Seta per studiare le preferenze alimentari delle comunità sparpagliate lungo questo antichissimo cammino e confrontarle con il relativo patrimonio genetico.